Maribel nasce nel 1964 a nome di mio papà e nasce come concessionaria della Bassetti Elevatori, era una delle grosse realtà ascensoristiche degli anni 60. Papà è stato sicuramente uno dei primissimi a utilizzare i prodotti Vitur, che all'epoca si chiamava Selvi. È un dispositivo molto compatto, come avete potuto vedere, semplicissima l'installazione perché non bisogna fare altro che alimentarlo. Collegarlo con un plug telefonico all'apposito connettore che troviamo sulla scheda dell'operatore e poi connettere questo device che appunto non è nient'altro che una SIM che appunto ci permette di utilizzare i dati da poter poi verificare attraverso gli smartphone piuttosto che il computer o dispositivi simili. Non bisogna fare altro che attivare il proprio account. Creare, diciamo, nell'account il condominio dove è installato l'ascensore, creare il suo proprio nominarlo, dopodiché si avvia il test con una procedura semplicissima perché c'è tutto proprio scritto cosa bisogna fare, dare due colpi di dito proprio e poi l'ascensore da solo facendo piano per piano apertura e chiusura non fa altro che fare una diagnosi e riportarla attraverso, diciamo, delle caselle, delle finestrelle dove il segnale può essere o verde o rosso, verde chiaramente indica che è tutto ok, e rosso che c'è qualche anomalia, che ripeto magari non è un'anomalia grave, solo magari un qualcosa che segnala da ottimizzare l'allineamento del retrattile, dell'attivazione dello sblocco della leva, piuttosto che il catenaccio, piuttosto che i rulli di controregistro, piuttosto che la molla di autorichiusura o i pattini, eccetera. Quindi una cosa veramente molto molto semplice, se ce l'ho fatta io che non sono proprio espertissimo di questa cosa, che sono più analogico che digitale. Sicuramente se lo possono fare tutti. Le nuove leve sicuramente sono avvantaggiate. La sorpresa è stata che a volte, proprio ma per dei dettagli, mi hanno fatto notare: hai visto che questa porta chiude e sforza un pochino nella parte finale? Hai visto che questa porta ha il catenaccio che sembra che non scorra veramente perfettamente bene? Ed era vero, perché attraverso l'elevator sensor abbiamo visto che in quel punto, in fase di apertura o di chiusura, segnalava delle anomalie. Anomalie certamente non gravi, però comunque aveva segnalato e non è stato un test, è stato ripetuto e riverificato anche una seconda, una terza volta, per cui in quel punto sempre manifestava quel, tra virgolette, difetto. Allora, armati di attrezzatura, abbiamo fatto la regolazione secondo quello che poi era anche la nostra esperienza, quello che richiedeva l'elevator sensor, rifacendo ancora la scansione, diciamo, la verifica, il test, anche Roberto, visto che poi tutti verdi, tutte le caselline, verde, verde, verde. Noi all'ultimazione, alla consegna magari dell'impianto al cliente, abbiamo la garanzia di consegnare un impianto perfettamente funzionante. Qualora capitasse che dopo 6 mesi c'è qualcosa che non va, bisogna andare a vedere perché non va. È un difetto di regolazione, è un difetto di fabbricazione che per l'amor di Dio può succedere. È stato il cliente che erroneamente ha colpito un'anta o che ha utilizzato in maniera maldestra l'impianto. Tutte queste cose, con questa scansione saltano subito all'occhio. Quindi il fatto di consegnare un impianto perfettamente funzionante è garanzia nostra di comunque aver rispettato normativa, tecnica e tutto quanto alla perfezione, garanzia di corretto funzionamento e quindi di affidabilità. E poi appunto al cliente dire: no, guarda, io ho la scansione di quando te lo consegnavo, non è vero che è così dall'inizio. Si aggredisce l'errore, si aggredisce il problema in maniera nettamente più veloce, anziché aspettare, vedere, ma sarà questo, sarà quest'altro, diciamo che questo già indirizza verso un qualcosa di specifico. Se io devo dimostrare che il mese prima avevo fatto il test con l'elevator sense e tutto era ok, il mese dopo c'è qualcosa che non va, dico: signori, qua o col carrello, col muletto o col traspalet avete colpito, la porta si è svergolata piuttosto che si è danneggiato questo o quest'altro, e la dimostrazione è lì. In più io accelero anche i tempi, non sto a perdere tempo a vedere cos'è questo o quest'altro. Io riesco, faccio la mia scansione, questa, quella porta, quel piano, sì, l'hanno colpita benissimo, devo cambiare i controregistri, devo cambiare i pattini, devo cambiare la funicella, devo cambiare la molla,
Se ci dovessimo fermare a un certo punto con la tecnologia, credo che poi il lavoro andrebbe a morire, a sparire. Cioè, se non riusciamo a rimanere aggiornati anche con l'avanzamento, oltre che normativo, anche tecnologico, non saremmo più in grado di gestirlo. Per cui abbiamo sempre guardato in avanti e penso che, come in tutti i campi, la digitalizzazione entrerà prepotentemente anche nel nostro settore. Credo che anche nel nostro lavoro un domani potremmo gestire da remoto con maggiore velocità e maggiore precisione il funzionamento di ogni singolo ascensore. Andranno tutti ammodernati, la tecnologia avanzerà, eccetera, eccetera, però sicuramente ci permetterà di ottimizzare tempi e costi, perché se io riesco ad individuare un problema prima ancora di averlo visto, attraverso appunto una diagnosi digitale o una segnalazione attraverso un dispositivo da remoto, io posso già intervenire sul posto sapendo dove operare e cosa fare. E quindi sarà un'ottimizzazione appunto di manodopera, costi per noi e chiaramente anche costi per il cliente, perché se io lavoro di meno sul posto, anche il cliente acquisirà, diciamo, dei vantaggi economici. Grazie a Vittor per il materiale di cui siamo orgogliosamente, come dire, fruitori, e sicuramente lo saremo anche per lungo tempo, perché è un grosso ausilio anche al nostro lavoro. Io trovo in Vittor anche un vantaggio dal punto di vista tecnico, perché ho sempre qualcuno che mi ascolta, qualcuno che mi dà qualche consiglio e qualcuno che mi appoggia anche dal punto di vista tecnico. Grazie a voi.